Abbiamo detto questa mattina che appunto una delle ipotesi più ovvie è quella di allargare l'area di indirizzo. Ci sono altre regioni, ma anche altre aree delle nostre regioni che meriterebbero sicuramente approfondimenti di questo tipo. Ovviamente avevo già detto, per fare un prodotto di questa qualità c'è comunque bisogno della disponibilità di Eni, che mette a disposizione, come ha fatto adesso, gli ulteriori dati. E questa è la prima cosa. A mio parere poi ci sono altre possibilità, o lavorando sulla stessa area, andando a migliorare, ad arricchire il modello con dei tematismi, degli approfondimenti tematici, che possono essere, abbiamo già visto qualche esempio con gli interventi che abbiamo già iniziato, o altri di nuovi, oppure altre possibilità. Se i colleghi di Ispra vuole dire qualcosa intanto. Vogliamo sentire anche voi, però. Sì, diciamo che stamattina credo di aver in parte espresso quello che potrei ridire ora. Credo che un punto di forza del progetto sia stata la collaborazione, che torna a essere attiva, insomma, diciamo, per noi di Ispra, in particolar modo dopo il progetto di cartografia geologica. La messa a comune delle conoscenze, delle capacità tra le regioni e il Servizio Geologico d'Italia. Nel caso specifico di Geomol c'è stata un'interazione ancora più forte anche con Eni, che ha dato, insomma, una grande disponibilità, e con alcuni enti di ricerca. Credo che questo schema, insomma, sia stato comunque molto positivo, cioè i risultati che si sono ottenuti sono proprio frutto di questa collaborazione. Chiaramente le regioni possono avere un interesse a focalizzare la loro attenzione su alcuni aspetti magari tematici o in alcune aree di particolare interesse. Lo sforzo di Ispra sarà quello di ragionare a una scala, diciamo, transregionale, per poter ampliare un approccio di conoscenza del sottosuolo così integrato come abbiamo fatto a aree via via più vaste. L'auspicio che questa cosa ci possa essere c'è sicuramente, come dicevo anche con alcuni di voi stamattina, è chiaro che ci deve essere uno sforzo comune per la ricerca delle risorse. Personalmente, cioè, l'esperienza che c'è stata, come diceva Chiara, è sia a livello di, diciamo, a più alto livello, nel senso di Ispra, che ha messo e abbiamo messo a sistema tutti insieme una mole di conoscenze e interpretazioni fatte, e secondo me c'è anche proprio la possibilità, visto che comunque ci troviamo in un bacino che è appunto transregionale, sostanzialmente, di poter lavorare a vari livelli anche di approfondimento. Faccio un solo esempio, cioè fino ad oggi, ad esempio, Regione Lombardia aveva fatto il lavoro riserve idriche sotterranee della Regione Lombardia, l'Emilia Romagna idem, ma sostanzialmente questi lavori avevano un minimo, diciamo così, aggancio a livello regionale, un lavoro, una base che secondo me ha messo anche Geomol, è quello di dare proprio un minimo comune denominatore di conoscenze che può essere poi applicato a diverse scale, quindi potrebbe essere applicato a livelli più superficiali per lo studio delle risorse idriche o più profondi, ma la sostanza è che in molte aree, penso, del bacino si possa, anche per ottimizzare costi e benefici di entrambi gli organismi, sia nazionali che anche regionali, proprio lavorare in un'ottica di collaborazione, cioè quindi mettere a sistema competenze diverse, conoscenze e poi questi i mezzi con cui questo si può raggiungere possono essere chiaramente in primis, penso, progetti europei, ma penso anche convenzioni e collaborazioni appunto transregionali, ci possono essere varie possibilità, ecco, per fare questo. Ma quello che fa vedere Geomol è che sostanzialmente questo lavoro in una parte di, e per quelli che erano chiaramente questi obiettivi di un progetto specifico, è comunque stato fatto e è stato portato avanti,
e quindi in qualche modo può aver aperto un po' la strada anche per future, diciamo così, collaborazioni e lavori di questo tipo, ecco. Poi non so se c'era Luca che voleva dire qualcosa. Grazie. Io parlo da un po' da Regione Emilia-Romagna, quindi da partner, però diciamo parlo anche da amministratore che vede queste cose, no? Mi metto nei panni comunque di un amministratore che deve gestire il territorio in pianura. Allora, io, ma anche Andrea e la Chiara, siamo cresciuti sostanzialmente con il CARG, facendo cartografia geologica. Cartografia geologica realizzata sostanzialmente soprattutto nelle catene. Quando poi siamo andati a lavorare nella pubblica amministrazione, ci siamo resi conto che la maggior parte delle attività invece si svolgono in pianura, dove le cartografie geologiche hanno forti limiti. Allora, io vedo in questa area pilota di Geomol, io vedo un metodo soprattutto. La cosa che ho visto stamattina nel questionario che è stato illustrato, c'era una percentuale molto, molto importante di attesa di linee guida. Mi sembra molto importante perché questo che noi abbiamo visto oggi ha fatto vedere un metodo di come si possono armonizzare tutti i dati disponibili sul territorio per creare una banca dati che può avere decine di uscite. Prima e soprattutto quella che noi stiamo cercando di realizzare, però ahimè le risorse non so quando ce lo permetteranno, di realizzare un piano del sottosuolo. Piano del sottosuolo inteso come valutazione delle risorse, della sostenibilità degli sfruttamenti del sottosuolo, della protezione stessa del sottosuolo, qualsiasi cosa si voglia, ma noi abbiamo bisogno di un quadro conoscitivo, in pianura abbiamo bisogno di un quadro conoscitivo del sottosuolo che non si limiti alla parte superficiale, ma che vada ad avere il più possibile un dettaglio che permetta di fare una programmazione delle attività nel sottosuolo a cui sono chiamate oggi le amministrazioni regionali e le amministrazioni centrali. Noi abbiamo visto, io lavoro in una regione che si trova a dover affrontare il problema della liquefazione nei primi 20 metri di profondità, ma si trova a dover affrontare anche il problema degli stoccaggi della CO2 fino a 2000 metri di profondità, delle possibili relazioni tra gli sfruttamenti e le sorgenti sismogenetiche a 3000-5000 metri di profondità. Noi abbiamo bisogno, prima di aprire bocca per dire qualche cosa, noi abbiamo bisogno di questo tipo di conoscenze. Sarebbe bello davvero che questo diventasse il prossimo progetto di cartografia geologica nazionale. Dove sono le risorse non lo so, però questo sarebbe bello. Lassù Umberto. E proprio l'intervento di Luca mi fa dire una cosa, a metà strada tra il geologo e il cittadino. La chiosa che avevamo aggiunto alla presentazione, quel grazie a Geomol, non era una captatio benevolenze, ma è un moto concreto. Da un lato perché io personalmente, che non ho lavorato a Geomol, ci ho lavorato per Francesco Burrato, io facendo parte del gruppo di lavoro in cui Francesco lavora e curandomi degli aspetti delle sorgenti del composite, che come vi dicevo nella presentazione sono un po' il cuore toccato dal lavoro di Pier Francesco, io ho imparato tantissimo. Non conta tanto che abbia imparato io, Umberto Fracassi, tantissimo, ma che il mio piccolo lavoro all'interno di un gruppo che si occupa di curare un database che deve fornire una risposta organica nel suo piccolo al paese fa tanto.
Ora è costato non poco, perché dietro ci sono, qua c'è qualche milionata di euro, molto di più, degli investimenti di Eni in decenni. C'è un finanziamento europeo, ci sono le risorse dei partner. Però se il risultato è questo, accidenti, non è poco. E per questo le parole di Luca mi suscitano proprio dire questa cosa, che uno sforzo del genere con una formula simile mi sembra che paghi come concetto di squadra, quello senza dubbio. Proprio il ruolo, la delicatezza del fatto che la pianura nasconde tutti i misteri, è un modo carino per dirlo, un modo se volete romantico, molto, molto, molto da geologi vecchio stampo per dirlo, ma proprio il fatto che la pianura nasconda una serie di risorse e rischi allo stesso tempo, da calcolare, da stimare, da saper in qualche modo gestire, è di fondamentale importanza. Qui parli al cittadino e mi piace vedere che le risorse vengano investite in questo modo, e sarebbe bello poter spingere in questa direzione. Tutto qui, grazie. Altri interventi? Io sono Enrico Priolo dell'OGS di Trieste. Capito che la domanda è su che risultato viene fornito a un utente. Ho capito che il modello viene consultato attraverso un viewer, e la domanda è se i dati di questo modello siano quelli del grigliato oppure le superfici delle interfacce o delle faglie possono essere scaricati in un qualche formato vettoriale, perché questo è importante, se no per una pura consultazione visiva diventa un po' duro poi utilizzare questi dati per i lavori di ricerca o di applicazione che vengono svolti. In particolare, siccome mi pare che oltre alle geometrie delle interfacce e delle faglie abbiate un modello di velocità P, perché lo avete usato per le conversioni in profondità, sarebbe estremamente utile avere il grigliato delle velocità P. E aggiungo anche, però immagino già che la risposta sarà negativa, che sarebbe anche molto importante avere un modello di velocità di onde S e di densità, perché questi sono fondamentali anche per la stima delle amplificazioni, posto che si arrivi in superficie a un dettaglio cui probabilmente non arrivate. Però secondo me andrebbe completato il modello in questa direzione, e soprattutto io mi preoccupo da utente esterno, generico, al di là che posso avere i contatti direttamente con voi, di come questi risultati siano quantitativi, siano direttamente utilizzabili. Rispondo io. Tocca a me. Allora, come dicevo prima, le mappe sono consultabili, non sono scaricabili. Le mappe possono però essere richieste, chiaramente, quindi potete attivare un contatto con noi per richiederle. Per quanto riguarda gli output di GeoMol, cioè quelli sono dati che sono stati già elaborati, sono pubblici e non ci sono problemi. Gli altri dati sono ugualmente pubblici, ma richiedono un'interazione diretta con chi li richiede, quindi fornire le faglie in tre dimensioni tout court a tutti con un grigliato che decidiamo noi può non servire alla finalità specifica di chi se le scarica, e quindi è più corretto interagire direttamente per poter avere il prodotto che serve a colui che lo utilizzerà. Il problema di avere un modello che ha una finalità specifica, cioè nasceva per fare una cosa specifica, e poi poterlo scaricare utilizzandolo magari nel modo non necessariamente corretto, ha un limite, quindi un po' quello che si domandava stamattina, no? Rispetto a delle elaborazioni molto più di dettaglio, l'output che forniamo chiaramente non lo consente, le isobate sono a 500 metri, è il passo che ci è stato consentito da Eni di rendere pubblico, chiaramente qualunque altra elaborazione dedicata, ed è quello che facevo vedere
alla fine del mio ultimo intervento, può essere richiesta attraverso appunto una richiesta formale di collaborazione che chiaramente può dare origine a degli output diversi. Per quanto riguarda il modello di velocità e l'eventuale integrazione con altre informazioni, noi abbiamo utilizzato i dati che ENI ci ha dato a disposizione, chiaramente sarebbe un auspicio poter integrare con altro, ma in questo momento non è possibile. Scusa se non sono stata sufficientemente chiara, la risposta è che comunque la disponibilità a fornire quell'informazione, diciamo, in un formato adeguato all'elaborazione di cui voi avete bisogno, non c'è problema appunto attraverso una, diciamo, specifica richiesta. Okay. Sono sempre Bassi, sono un geologo libero professionista, quindi opero come si diceva un tempo, come i medici scalzi o gli assistenti di corsia. GeoMol ha un grande pregio, riapre uno scenario che sembrava definitivamente chiuso su un modello di pericolosità sismica locale, INGV 2003, che si è rivelato all'esperienza completamente inadeguato. Che la pianura padana non fosse soggetta a rischio sismico, lo ribadivano e l'hanno ribadito ancora recentemente ex dirigenti dell'INGV in sedute pubbliche all'Asso Mineraria a Milano, dicendo il modello è perfetto, va bene. Non è vero, perché se a Medolla e nella bassa Modenese il miocene è lì a 200 metri sotto la collina di San Colombano, ce la vediamo lì davanti. Questi modelli basati su calcoli sostanzialmente, anzi non, forse non esclusivamente, ma sostanzialmente probabilistici, che non tengono conto dei dati geologici, quelli che avete analizzato e sviluppato voi, quei modelli lì non funzionano, non vanno bene. E le accelerazioni su cui noi professionisti di base operiamo non sono adeguate al rischio di queste aree qui. Bisogna perlomeno dirlo in modo esplicito e procedere a riformare quel modello, altrimenti non miglioreremo di molto. GeoMol va in quella direzione lì. Luca Martelli per una risposta. Alessandro. Ale. Sono il nuovo ospite, sono un po' in difficoltà. Allora, io non voglio certo difendere il modello di pericolosità sismica dell'INGV, anzi io sono uno dei principali critici di quel modello e in vari convegni l'ho sottolineato. Però proprio grazie a questo prodotto stiamo andando in quella direzione. Con OGS c'è un accordo per esempio tra Regione Emilia-Romagna, OGS e alcune università del consorzio ReLuis per uno studio che parte proprio da questi modelli geologici per una valutazione di un modello alternativo di pericolosità sismica per la redazione di nuove mappe di rischio. Noi abbiamo presentato i primi risultati di una nuova modellazione sismogenetica per l'Appennino settentrionale a un convegno che si è tenuto a novembre a Bologna, in presenza anche degli autori della mappa di pericolosità sismica dell'INGV. Ne è nata una discussione. L'INGV nel frattempo aveva già avviato un centro, quello che è chiamato centro di pericolosità sismica, in cui già avevano iniziato a rivedere il modello di pericolosità sismica. Proprio recentemente, sto parlando di due settimane fa, è arrivata una call dall'INGV che invitava i vari ricercatori a partecipare a un progetto proposte di nuovi modelli per la revisione e l'aggiornamento del modello di pericolosità sismica, e quindi sta partendo.
Io che ho presentato insieme a un gruppo interdisciplinare un modello, mi dispiace che prima c'era qui Santulin che adesso appunto è INGV e collabora in questo progetto, adesso non lo vedo più, comunque abbiamo fatto una proposta di modellazione alternativa, ci siamo proposti in questa call dell'INGV, quindi si sta andando in quella direzione, si sta andando in quella direzione anche utilizzando proprio i dati delle sorgenti sismogenetiche che vengono fuori da studi di questo genere, quindi un po' di pazienza, ma le cose si stanno smuovendo, insomma. Ecco, abbiamo ancora tempo per un ultimo intervento, poi dobbiamo chiudere perché una replica, diritto di replica prima. No, brevissimo e senza alcuna volontà polemica. Semplicemente io penso che ci sia bisogno di punti fermi, adesso in senso generale e nello specifico. Avete ben esposto le finalità del progetto e mi sembra bellissimo e apprezzabilissimo, però il punto fermo per me è il modello che voi avete creato, che è un modello interpretato ovviamente, che non è il dato dell'AGIP, quindi bisogna uscire dalla logica del dato criptato ottenuto dalle compagnie o altro. Allora il problema è come rendo questo dato, questa informazione fruibile. Renderla fruibile da tutti in maniera semplice significa le superfici non sono altro che dei dati che anche i naschi possono essere scaricate, un grigliato a 500 metri per quanto pesante oggi con le reti moderne si scarica rapidamente. Quindi rendere un dato univoco, chiaro, libero significa anche riuscire ad accorgersi di eventuali anomalie successivamente. Significa anche educare la collettività a usare il dato correttamente, perché man mano che i dati vengono usati male ci si accorge e ci si autocorregge come sistema. Invece attivare le collaborazioni mi sembra di essere insomma sempre fermi allo stesso punto, faccio delle cose, dichiaro che le faccio in maniera aperta, non è una critica, però in realtà me le tengo per attivare successivi sviluppi che mi tornano convenienti. Infine, il dato libero, o perlomeno questo che voi avete mostrato, può essere usato anche per essere autovalidato, perché ci sono tutti gli studi con le dispersioni delle onde di superficie, studi sulle attenuazioni e la base questa condivisa per verificare che le cose che dentro ci sono siano effettivamente buone. Forse non mi sono spiegata, non so se sono stata fraintesa, ma non è che il dato non sarà pubblico, non è pubblico, non so come dirlo, è semplicemente che in questo momento, allora parlo per ISPRA, che diciamo un ente che rilascia dati che sono in qualche modo certificati, cioè la carta geologica che è il dato geologico che noi abbiamo prodotto fino ad ora, diciamo continueremo a produrre, è un documento ufficiale dello Stato. Questo per noi è un vincolo. Allora abbiamo un problema di rilascio del dato libero così, che è l'elaborazione prodotta nell'ambito di Geomol, che lo sarà probabilmente, non vi dico domani, questo voglio dire, cioè gli output di Geomol saranno disponibili da subito, cioè a giugno quando verrà pubblicato la chiusura del progetto, e saranno lì a disposizione di tutti. Il resto va sostanzialmente organizzato per poter essere scaricato, come dici tu, o richiesto per poterlo avere, cioè diciamo la mia... il chiedere non vuol dire chiedere e poi dopo abbiamo uno scambio, tu mi dai una cosa io te ne do un'altra, è chiedere, che è una cosa un po' diversa. Il dato è comunque pubblico, quindi diciamo, forse non so se non ero stata sufficientemente chiara. Lo scarico libero in alcuni casi non funziona, perché diamo comunque delle informazioni che hanno una complessità che va spiegata, e non sempre quella complessità può essere spiegata e compresa da tutti. Allora per un corretto utilizzo di quel dato è opportuno in taluni casi che venga tra virgolette filtrato dalla richiesta, semplicemente questo. Puoi non essere d'accordo, però insomma diciamo è un vincolo. La sala ci sta scadendo, non ci crollerà addosso, ma le commesse sono già andate via, i tecnici hanno il loro scadenza.
E quindi niente, vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle anche disponibilità dei dati, delle registrazioni di questo convegno. Abbiamo le vostre email, quindi vi raggiungeremo. E niente, ci diamo appuntamento la prossima volta, ovviamente, o alle prossime occasioni di collaborazione anche nell'ambito di adesso, appunto, finito il progetto, avremo anche noi tempo e testa di pensare a altri progetti, altri programmi su cui sviluppare queste attività. Grazie a tutti della partecipazione e arrivederci.